Qui stanno facendo le prove regionali, le selezioni regionali delle Olimpiadi del Patrimonio, che è un'attività che promuove la NISA, che è l'Associazione Nazionale Storici dell'Arte, ogni anno per le scuole superiori. È una prova che si svolge a livello regionale e poi la prima squadra andrà a fare la selezione nazionale a Roma. Quindi è un momento importante per i ragazzi perché questi si parla di eccellenze calabresi da una parte, e i ragazzi che vincono poi rientrano negli elenchi del Presidente della Repubblica, quindi è già un fatto importante. Quindi è riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali da una parte e dal Ministero dell'Università e Istruzione dall'altra. Perché qui? Perché queste prove si devono svolgere in una sede neutra, nel senso che non devono essere all'interno delle scuole che partecipano a questo evento. Quindi noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il dirigente della biblioteca comunale che ogni anno mette a disposizione questi locali proprio per lo svolgimento delle prove. È la dottoressa Gagliardi che si occupa per conto della NISA di tutelare, diciamo, l'integrità della prova in modo tale che sia svolta nella maggiore serietà. E infatti noi da insegnanti siamo venuti qui ad accompagnare i nostri studenti, ma non possiamo avere accesso alla prova che si sta svolgendo. Sono presenti quest'anno qui a Catanzaro quattro istituti: il liceo scientifico Fermi di Catanzaro Lido, il liceo artistico De Nobili di Catanzaro, il Pitagora, il liceo classico Pitagora di Crotone e il liceo fiorentino di Lamezia Terme.